Amici, ben ritrovati con il secondo episodio della serie dedicata al viaggio in America con Barba Scura. Oggi andremo finalmente a trovare gli Amish. Vedremo i loro animali, la loro fattoria, le loro case, la loro scuola, mangeremo il loro cibo e faremo pure un giretto sul Calesse. E per concludere, un bel motel da incubo che ci sta sempre. Vi aspetto un episodio fantastico, quindi mettetevi comodi. Prima di cominciare, la parola allo sponsor che ha reso questa avventura possibile. Benvenuti nella mia umile cucina. Mi è arrivato un paccone da HelloFresh. Allora, che cos'è HelloFresh? È una figata che volevo provare da un sacco di tempo. In pratica è un box ricette con all'interno tutto l'occorrente per realizzare dei piatti a casa sempre diversi. Tu scegli le ricette e loro ti consegnano gli ingredienti già dosati con le schede ricetta da seguire. Nuggets fritti non fritti con tris di salse, naan rustico con salsicce, zucchine e crema di ricotta, dietro c'è sempre la ricetta, yaki udon vegetariani, pinsa con pesto di basilico mozzarella e pollo kung pao con melanzane. Io stasera ho proprio voglia di naan. Sapete che amo la cucina indiana. Il menù cambia ogni settimana, puoi scegliere piatti della cucina italiana, rivisitati, internazionali, 13 nuove ricette ogni settimana, l'abbonamento settimanale è flessibile, si adatta alla tua routine e se necessario puoi cambiare giorno, indirizzo di consegna e anche metterlo in pausa quando vuoi, quindi per me che viaggio spesso è l'ideale perché così posso organizzarmi in modo da tornare a casa e trovare già i pasti pronti per la settimana, cioè non sono pronti perché li cucini tu, ma trovi già pronti gli ingredienti nelle quantità giuste, meno spreco di tempo, meno spreco di energie, meno spreco di cibo. E HelloFresh fa anche bene al pianeta perché la box è tutta riciclabile. Gli ingredienti arrivano direttamente dal produttore, freschi di stagione, e le emissioni di CO2 sono pari a zero. Che caro! Good soup. Veramente strabuono. 25 minuti a preparare tutto. C'è una bella differenza tra questo e quello che mangio abitualmente. Non vedo l'ora della cena di domani. Potevo non darvi lo sconto a voi dedicato? Nicolò senza la 165. Grazie mille HelloFresh, vi lascio il link e il codice sconto qui sotto in descrizione. Allora, pronto? Sei distrutto. Mamma mia, che proprio devastato. Amici, buongiorno, stiamo lasciando il nostro luridissimo motel, il più zozzo ed economico della zona, per iniziare una nuova fantastica giornata un pochino nuvolosa qui in Ohio. Siamo negli Stati Uniti, stiamo andando a cercare gli Amish. Io sono particolarmente assonnato perché ho dormito bene, però ho dormito poco dato che avevamo un allarme antincendio in stanza che continuava a suonare a caso, a sorpresa, durante la notte. Il suono dell'allarme antincendio non è di certo un suono dolce che vuoi sentire mentre dormi, infatti ho rischiato più volte l'attacco cardiaco. E a un certo punto si è presentata qui o la polizia o i pompieri, perché io vedevo le luci lampeggianti arancioni sul soffitto della nostra stanza, quindi ero in preda all'ansia, ho detto oddio cosa sta succedendo. Poi sento la radio della polizia davanti alla nostra camera. Boh, insomma è stata un pochino una notte da incubo in un motel da incubo che avete visto nel video precedente. Cosa ne pensi? Abbiamo fatto la scelta giusta? Beh, fa schifo, quindi sì. Comunque i ragazzi alla reception del motel ci hanno chiesto se ci siamo trovati bene, se potevamo lasciare una review. Meglio evitare. Comunque, oh, è verde. Per me possiamo fare una bella colazioncina abbondante e non pranzare. Hi. Everything's fine. Penso che prenderò questo gourmet avocado toast con frutta fresca. Ho una fame che sveggo. Ah, vuoi fare un brindisi con l'acqua? Dai. Tisana al cloro. Revival di Twin Peaks. Refill di tè, tra poco inizierò a tremare. Top colazione, abbiamo parlato con una cameriera che ci ha dato un po' di indicazioni lato Amish per capire cosa fare nella zona, ma parlava in corsivo, raga. Lei parlava tantissimo in corsivo. Ma zio, è in vendita? È in vendita? $999? Dici che lo caricano estiva. $1000 non ti danno neanche il cavallo. Siamo in un negozio Amish di roba usata. Guardate che figata questo abito del 1870. Per soli $95 potete prendervi un abito Amish originale. Costa meno della notte in motel di 2 giorni fa. Cose che non ti aspetti di vedere in un negozio di roba usata Amish. Il telefono dei Power Ranger. No. Bellissimo. Questo l'avrei comprato, no, se fossimo stati in Italia. Scherzando. Incredibile, veramente. Vendono veramente di tutto in questo negozio. Hanno pure gli strumenti musicali. Questo cos'è? Raga, è quello di 8 sotto un tetto. Come si chiamava? Steve Arkell? No, quanta roba bellissima che hanno. Questa è una fotocamera istantanea della Kodak che non ho neanche mai visto. Però sinceramente ho paura a toccare tutto perché non vorrei far cadere qualcosa, spaccare qualche oggetto vecchio di chissà quanti anni. Comunque mi sa che conviene che andiamo perché altrimenti rimaniamo qui tutto il giorno. C'è troppa roba. Action figure di Batman mai aperte.
Cioè, li voglio tutti. Le videocassette dei cartoni Marvel. Questo qua glielo porterei a casa. Figurine del football. Quadri di trattori. Questo posto è immenso, non finisce più. Questo è il genere di cose che trovo nei posti abbandonati. Madonna mia, ma che incubi queste bambole. Questo per soli $22 lo prenderei. Guardare fuori dalla finestra, ci si becca una pagaiata. Fissare i miei sandali, ci si becca una pagaiata. E l'oggetto più inquietante del negozio è questo qua. Mi immagino quello che non buttava mai le lattine, perché un giorno varranno una fortuna. Dovrei prendermi una bambolina Bubblehead Doll da mettere sul cruscotto della spassomobile. Bellissimo. Sono l'equivalente americano dei nostri bicchieri della Nutella, però tazza. Ho deciso che mi comprerò questa oscena maglietta rossa della NASCAR, fronte e retro, bruttissima, però ci sta. Ah, che sfiga, sta piovendo. Allora, abbiamo trovato questo negozio che vende un sacco di bibite stranissime, tipo questa al gusto mostarda. Hanno anche la coffee soda, che è praticamente, secondo me, la brasiliana, quella che si beve in Calabria. La bibita gusto torta di carote, gusto burro, gusto enchilada e gusto buffalo wing, gusto ranch dressing. Avete presente cos'è il ranch dressing? Però io volevo proprio queste. Gusto terra, gusto sweet corn, gusto pickle e anche gusto maple syrup. Abbiamo preso un po' di queste bibite per fare un assaggio, però ve lo lascio su Instagram, cioè farò un reel o magari anche due. Preferirei bermi... Avete presente le pozzanghere, quelle con la macchia arcobaleno dentro? Probabilmente sono più buone e più sane di queste quattro bibite che abbiamo appena assaggiato. Abbiamo chiesto un sacco di consigli a tutte le persone che incontravamo, finché una simpaticissima signora qua della zona, che è venuta a fare una giornata di shopping sotto la pioggia, ci ha indicato un ristorante dove potremmo pranzare. Un buffet Amish. Non so te, zio, ma io non è che abbia poi tanta fame. Quelle bibite mi hanno un po' chiuso lo stomaco. Le bibite e la colazione abbastanza abbondante comunque. La mia era praticamente zucchero, una vagonata di zucchero. Oh, che stile che hanno quei loro carretti. Eccoci arrivati, Der Dutchman, Amish Kitchen. C'è scritto molto affollato, il parcheggio è pieno. Presumo si mangi molto bene, spero, perché quando ho mangiato cucina Amish l'altra volta in Pennsylvania non è che mi abbia fatto proprio impazzire. Sarà che quando mi hanno portato il piatto con tutti i formaggi ho preso una scucchiaiata di una roba che ero convinto fosse tipo un formaggio spalmabile. Era burro. Le mie arterie sono andate in ferie. Ci hanno dato un bellissimo tavolo con panorama. Il problema è che, raga, fa davvero freddo. Cioè, io non capisco la necessità di tenere l'aria condizionata così forte sapendo che fuori piove e fa frescolino. Cioè, io non ho una felpa, io non l'ho ancora trovata in un negozio vestiti usati, non l'ho portata dall'Italia. Vabbè, è un buffet molto easy, però la cosa bella è che finalmente mangiamo anche delle sane verdure. Insalata e piatto che contiene praticamente tutto ciò che il buffet offre, comprese carote, piselli, crauti, questa cosa che non ho ancora identificato, della carne che sembra buonissima, del pesce fritto, del pollo non fritto e del pollo fritto. Ci hanno portato anche la pagnotta, pane bianco. Questo forse è apple butter. Che eri curioso di provarlo? Ah, finalmente. Apple butter e poi da bere il solito teino. Ma l'insalata è buona perché è scondita, è sana. What do you think, guys? Did you find everything okay then? Yeah. Was really good. All right. Thank you so much. Yeah. Mamma mia. Sembra abbrasato di mia madre. Buonissimo. Comunque solo in America ti portano due pezzettini di pane, che ha un aspetto molto invitante per carità, con ben 5 cosine di burro. E ti mettono a tavola anche il burro di noccioline, spalmabile, altro burro in quantità industriale, tantissimo zucchero, questa cosa che si chiama apple butter, che dopo assaggeremo. È un prodotto tipico Amish. O comunque un prodotto molto apprezzato dagli Amish. Devo dire che è tutto buono, cioè è tutto buonissimo. I pomodorini sono tipo i pomodorini più buoni mai mangiati ad ovest dell'Italia. Pollo fritto. Ah. Questo sì che è pollo fritto. Un assaggino di apple butter, che praticamente ci hanno dato il dessert a tavola. Madonna, che buono. È buono proprio. È buonissimo. Cioè, non serve prendere il dolce se c'è questa cosa al tavolo. Comunque non è burro, è mela e cannella. Io voglio provare anche il peanut butter che ti mettono al tavolo, per curiosità. E poi questo pane è fantastico. Squirrels. È un burro d'arachidi meravigliosamente buono, ma eccessivamente dolce. Molto strana questa cosa che ti mettono un qualcosa che sazia così tanto al tavolo. Perché sazia così tanto a noi. Ottima osservazione. Ma come l'apple butter non ce n'è. Spiek.
E comunque vorrei farti notare che in questo All You Can Eat abbiamo speso sempre meno del messicano della prima sera. Ma che cosa era quel messicano? $50 cioè, per due taco. Buono. Spostandosi verso il centro degli Stati Uniti i prezzi scendono rispetto alla East Coast. Tutto buono. Alla cassa vendevano anche i medicinali e soprattutto il piatto del giorno era la lasagna. Lasagna cucinata dagli Amish in Ohio. Poteva essere una bellissima gag. E vai, ha smesso di piovere. Ho scovato su Maps una Amish House che a quanto pare è aperta ai visitatori, quindi proviamo a chiedere. Ciao Micialino! Tra poco inizia la nostra visita guidata. Abbiamo speso $23 in due. Era 23, no, 26. Non mi ricordo, sono troppo stanco. Non oso immaginare il jet lag quando tornerò in Italia dopo 3 settimane in America. Finalmente ho un micino da filmare e da coccolare. Che bello. Allora, quella in cui ci troviamo è la contea di Holmes, l'Amish Country dell'Ohio e la contea con più Amish al mondo. Gli Amish qui rappresentano metà della popolazione locale e sono in continua crescita. Pensate che ogni coppia arriva a generare anche una decina di figli ed è per questo che la comunità Amish è quella più in crescita in tutto il mondo. Crescono sia a livello interno, sia perché altri si uniscono alle comunità Amish, anche se in realtà loro non evangelizzano, quindi non cercano di diffondere la loro fede o il loro modo di vivere, come fanno ad esempio i Testimoni di Geova. Ma ripercorrendo un pochino la loro storia, sono arrivati in Ohio ad inizio 800, prevalentemente dalla Pennsylvania, dove si erano già stabilizzati quasi un secolo prima. A Lancaster c'è la comunità più importante, quella che ho visitato l'altra volta, mentre qui vicino a Millersburg c'è addirittura New Philadelphia. E a Sugar Creek c'è Little Switzerland, che andremo a vedere dopo. Anche questo è importante perché la comunità religiosa Amish nasce infatti proprio in Svizzera. Questa immensa fattoria risale al 1885. Cioè questo edificio è del 1885. Ed è enorme. E tu sei il perro bellissimo. Il fondatore si chiama Jacob Amman, da cui deriva il nome Amish. Era un vescovo mennonita che nel 1693 decise di rompere con la chiesa mennonita, che fa sempre parte del ramo del protestantesimo. Chi sono i mennoniti? Questa è un'altra storia. La nostra guida è una ragazza mennonita e si è autodefinita una versione più light, meno hardcore degli Amish. I mennoniti infatti condividono con gli Amish molti aspetti della loro fede, ma conducono una vita abbastanza diversa. Entrambi credono ad esempio che il battesimo vada fatto da adulti e non imposto ai neonati. E ci sta anche. Però questa è una delle differenze principali a livello religioso con il resto della cristianità. Ma se guardiamo la loro vita quotidiana, ciò che colpisce è sicuramente il modo in cui vivono. Cioè, questa qui è una vecchia stufa. Questo serve a fare i waffle. Questo attrezzo serve a togliere il nocciolo dalle ciliegie. Boh, chi se l'ha immaginata sta cosa? Sembrano contadini di un'altra epoca che non si sono approcciati alla tecnologia e al mondo moderno. Vivono nelle loro belle campagne, a stretto contatto con gli animali, lontano dalle città, muovendosi con i carretti trainati dai cavalli, indossando vestiti tradizionali e abitando in grandi case che sembrano uscite dall'Ottocento. Con le lampade a gas, senza telefono, senza elettricità. Ma perché vivono così? Sostanzialmente perché credono che la salvezza arrivi proprio dal vivere una vita pura di amore e semplicità, lontani dal resto del mondo. Tutto qua. Ciò non significa però che non possano avere contatti con il mondo esterno, avere amici non Amish, oppure addirittura lasciare la comunità. È una cosa che capita di frequente. E la nostra guida ci spiegava che non è che se uno decide di mollare tutto per vivere in maniera normale, che poi che cos'è la normalità, allora la famiglia non ti aiuta più, non ti rivolge più la parola. Ci hanno detto per esempio che non è strano andare ad una partita di football lì nella zona e vedere magari i ragazzi che giocano con i genitori Amish che fanno il tifo per il figlio che però magari non è più Amish. E ci sono anche tante persone che puoi incontrare che magari hanno i nonni Amish, quindi a quanto ci ha detto non sono comunità estremamente chiuse con le quali non puoi più avere contatti una volta che le lasci. Qua non so se è veramente così, ma rimane il fatto che siano una realtà estremamente particolare. In casa ad esempio parlano Pennsylvanian Dutch o anche High German, un vecchio dialetto che si usa anche nella scrittura di molte delle loro canzoni e bibbie, lette ogni domenica durante la messa, che non si svolge in chiesa perché gli Amish non hanno una chiesa di riferimento, si svolge in casa perché la loro chiesa è ogni settimana una delle case della comunità, che sono già molto grandi perché devono ospitare parecchi figli. E all'interno delle case hanno una specie di elenco del telefono, ma non hanno il telefono. Questo elenco non contiene numeri, ma praticamente tutti gli indirizzi degli altri Amish, nel caso volessero
andarli a trovare con il carretto. Essere collegati alla rete telefonica o alla rete elettrica non è consentito perché rimanda a quella modernità che gli Amish vogliono evitare, vogliono distaccarsi dal mondo moderno, anche se ho imparato a capire che non vivono proprio come nell'Ottocento. Diciamo che gli piace stare per i fatti loro. Possono però utilizzare il denaro, guadagnandolo vendendo prodotti tipici, cibo o artigianato, o anche facendo le visite come quelle che abbiamo fatto noi, e possono spenderlo andando per esempio al supermercato. Infatti i miei primi Amish li ho beccati da Walmart, e a quanto pare vanno anche col calesse, tipo al drive-thru del McDonald's. Insomma, si tratta di una realtà veramente particolare, specialmente per noi italiani che non abbiamo nulla di simile nel nostro paese. Per gli americani invece non è un qualcosa di così strano, anzi per loro era strano il fatto che fossimo venuti in Ohio apposta per vedere gli Amish, perché gli altri americani non Amish la vedono come una cosa normalissima. Comunque ce ne sarebbero veramente tante altre da raccontare. Ad esempio, gli Amish possono votare, gli Amish indossano le Crocs. Se vi fa piacere saperne di più, vi lascio un linkettino informativo qua sotto in descrizione. Sta piovendo abbastanza forte adesso, però dobbiamo fare un giro con il buggy, una buggy ride. Questa è la scuderia. Non pensavi di finire in un carretto Amish con un Amish che ci porta a fare un giro sotto la pioggia? Ma tu hai detto, ti do idea di quanto sia eccitato. Body the horse. Body. 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 Ok. And raise mine. Ti rendi conto? How fast can you go with the buggy? Well, that depends a lot on the horse. This horse is what we call a fast horse. Wow! Cioè, lui parla stranissimo. Sì. Perché c'ha l'accento di quello che ha detto prima. Del Pennsylvanian Dutch. Yeah. Do you speak Pennsylvanian Dutch? Yeah, no, it's not Dutch language, it's more of a German dialect. Okay. Ah, di High German? Human Safari, Barbascura e un Amish in giro col calesse. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. È arrivato il momento dell'ultima tappa del nostro tour, durante la quale andremo a vedere la scuola. Le scuole Amish sono molto diverse dalle nostre. Non si tratta di una grande scuola con più aule, ma di tante scuole piccoline monoaula, dislocate nei vari villaggi, in modo che i bambini le possano raggiungere a piedi, perché solitamente non utilizzano i mezzi pubblici. L'età scolare per loro finisce intorno ai 13-14 anni, ben prima dei 16 previsti dalla legge americana. Ma diciamo che in questo caso gli Amish godono di un permesso religioso speciale, che gli permette di interrompere prima gli studi, tanto stanno già lavorando da quando sono piccoli. Ce ne andiamo, ciao micciolino. Prossima tappa? Non lo so. Non abbiamo la più pallida idea. Sappiamo solo che vogliamo andare al cinema a vedere Thor, perché stiamo già beccando i primi spoiler, e che... basta. Questo è il piano. Cerchiamo sto cinema. È a 30 km il cinema più vicino. In tutto ciò siamo arrivati a Sugar Creek, la piccola Svizzera dell'Ohio. Casa dell'orologio a cucù più grande del mondo. Raga, ma chi vi porta a vedere questi posti? L'orologio si aziona ogni ora e ogni mezz'ora. Noi giustamente siamo arrivati in ritardo, però vabbè. E stando a questo cartello, l'orologio cucù, che è un historical marker dell'Ohio, è costato 50.000 bei dollaroni. Ben spesi, devo dire. Vi dirò che dal vivo non è poi così grande. Anzi, considerato che negli Stati Uniti è tutto più grande, lo trovo anche un po' piccolino. Ovviamente qui è già tutto chiuso perché sono le 6 e la vita finisce. Siamo ripassati dal ristorante dove abbiamo pranzato e c'era la fila di gente che aspettava di cenare. Io che sono un po' lentone, al massimo ceno alle 6:30. Però effettivamente quando ero a Lancaster ho fatto una cena di lavoro e avevano prenotato per le 5. Sei scioccato per quello che è appena successo? Non ha senso. Allora, stamattina, mentre facevamo colazione, abbiamo conosciuto questa tizia che ci ha dato un sacco di cose. Gli ha detto: chiamiamo mia sorella e proprio. Siamo in un'altra città. Abbiamo deciso a cazzo di cane di entrare in un pub random e becchiamo la sorella che lavora qui. Cioè, in realtà non l'abbiamo beccata, è lei che è venuta lì e ci fa: voi stamattina avete fatto colazione da mia sorella? Io l'ho vista, l'ho riconosciuta subito perché è identica. Ci ha beccato lei, è stato pazzesco. Ha capito che parlavamo italiano? Sì. L'altra ragazza gli ha chiesto a lui i documenti per la birra, lui non li ha e ha dovuto prendere la limonata. Ah, che buona la limonata! Cin-cin. Te gusto cloro. Comunque non pensavo fosse possibile. Abbiamo preso delle french fries così para compartir e non sono buone. Sono tipo le peggiori patatine mai mangiate in America. Boh. Anche il tè non è buono. Questo bar era pieno di Amish. Ecco il nostro cinema americano per stasera. Sembrava un posto scrauso, abbiamo beccato il cinema della vita. Poltrone gigantesche reclinabili, pagato pochissimo. E abbiamo assistito a una cosa abbastanza assurda. E abbiamo visto Thor da sdraiati, pagando $12, che è comunque meno di quello che costa il cinema da me. Poltroncina sdraiata, bellissimo. Succede però una cosa strana. Sono in bagno e sento che uno della sicurezza chiede a una persona se poteva controllare la coperta. E effettivamente
c'erano, non so se hai notato anche adesso, c'erano un sacco di persone che sono andate a vedere il film con il, con la coperta di Pile, perché effettivamente faceva molto freddo. Infatti non mi vedete di solito con le maniche lunghe a luglio, però faceva freddissimo dentro, e sento questo qua della sicurezza che dice: oh, ragazzo, fammi vedere la coperta. Esco dal bagno e c'è lui con questa mega coperta enorme in mano. Il tipo della sicurezza la prende in mano, la apre e cadono un milione di sacchetti di patatine. Il ragazzo era devastato dall'imbarazzo, perché di base, non so se lo sapete, ma nei cinema americani sono molto strict su questa cosa, che non puoi portare cibo esterno, no? Te ti sei portato la pizza al cinema? Io sono riuscito a portarmi una pizza al cinema, fatelo ragazzi, è la svolta, così, bello, stragliati così, mangiate la pizza e guardate il film, bellissimo, bellissimo. Ho trovato un cesso di posto per dormire anche stanotte. Ti ringrazio. Prego. Ben arrivati, è proprio il tipico motel americano. Siete pronti per il tour della stanza? Abbiamo la camera numero 123, che vi dirò, non sembra poi così male a prima vista. Poi comunque vedi che sotto al solito finestrone vista parcheggio, finestrone sporco, c'è un bel condizionatore acceso, quindi almeno stanotte non si morirà di caldo. Però non ho idea di cosa possa sputare fuori a livello di qualità dell'aria. Vedete che poi è tutto mangiato, le tende sono distrutte, qui è pieno di insetti morti, ma fate fatica a vederli. Poi abbiamo i letti, i cuscini hanno una forma strana, ma almeno non abbiamo visto sangue sulle lenzuola. Per terra c'è un mix di linoleum e moquette. Comunque non sembrano fatti i letti, sembra che qualcuno dopo averli fatti si sia sdraiato per fare un pisolino. Questo quadro è meraviglioso. Abbiamo un microonde sporco, un frigo sporco, un mobile pieno di polvere, degli omini distrutti, un uomo distrutto, asciugamani microscopici, una sola saponetta. Cioè questo è tutto quello che ci hanno dato, una sola saponetta, che è un cracker in realtà. Insetti morti nel lavandino. La cosa bella è la porta del bagno completamente maculata, cioè guardate che macchie pazzesche su tutta la porta. Ho sfiorato il water con la gamba, adesso me la devo amputare. Poi abbiamo la doccia che è veramente lurida, cioè lì sotto, a parte insetti, non so se si vede, ma qui c'è un bel malloppo di capelli che vengono giù dal coso lì che si usa per... molto pulita, devo dire. Comunque per quel poco che abbiamo pagato poteva anche andarci peggio. Cadavere. Che cosa è peggio? In realtà quel poco che abbiamo pagato, per modo di dire, perché comunque $65, cioè raga, io non so voi, ma quando vedo magari i telefilm, le serie americane dove ci sono le famiglie che stanno nei motel, la gente che vive nei motel, non credo che spendano $65 a notte. Ma io stesso ricordo di aver pagato molto di meno in media. In realtà costano caro, però è un'esperienza unica, quindi giustamente si paga. Guarda che bello, queste qui sono gomme da masticare che ormai sono fuse assieme alla moquette. Abbiamo anche un altro rilevatore di fumo, chissà se anche questo suonerà tutta la notte. Ma spiegatemi come fa ad essere macchiato pure il paralume, cioè che macchie possono arrivare su un paralume? Scommetto che se con una lampada UV illumini questo telefono diventa del colore del dottor Manhattan. Abbiamo qualcosa da leggere, ma in realtà so già come va a finire. Qui hanno già palesemente tentato di sfondare la porta. Questo posto è pieno di insetti. Ho fatto per asciugarmi le mani e niente, è stato inutile perché l'asciugamanino è lurido. Ma poi volevo farvi vedere la prova che non puliscono per niente per terra. Cioè, ragazzi, una mezza foglia di insalata e tipo il coso di plastica del rasoio buttati lì. E poi capelli, boh. Sono sporchi di materia fecale. Sono sporchi tutti gli asciugamani. Sporco. Sì, zio, sono tutti sporchi, guarda. Vieni a vedere. Sono tutti sporchi, pieni di peli, di capelli. Tutti. Ah, questo sembra ok. No, puzza però. Ah, sporco pure questo. Però meno. Beh. Altri insetti che passeggiano. Amici, buonanotte. Buonanotte, masochisti maledetti che state seguendo questo viaggio. Buonanotte. I veri masochisti siamo noi che ci ostiniamo a non voler spendere 30 euro in più.